Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Oggi vi parlo di un caso assurdo, macabro e che sembra uscito da un film dell'orrore. Un caso italiano che non ha avuto, ahimè, la giusta eco sulla stampa, ma che è passato alla storia come il delitto del trolley. Oggi vi parlo del terribile caso di Adriano Manesco. Sono le 22:30 del 7 agosto del 2014 ed è una serata come tante nella stazione centrale di Lodi. Poca gente in quella che non è una stazione molto frequentata, specie di sera. Pochi passeggeri che vanno e vengono con i loro bagagli, l'aria stanca o il passo svelto di chi deve acciuffare un taxi per tornare a casa. In quell'andirivieni stanco, due figure si stagliano. Quella di due uomini con due grosse valigie al seguito che si aggirano spaesati. Sembrano turisti, è il loro abbigliamento a suggerirlo. Polo, cappellini, pantaloncini di jeans. Sono giovani, sulla trentina. Qualcuno forse passa loro accanto, indifferente, perso nei propri pensieri, mentre loro continuano a fare su e giù, trascinandosi dietro con estrema facilità quelle enormi valigie, con un biglietto per Piacenza in mano. Una telecamera li immortala, ma in quel momento sono solo due turisti appena scesi da un taxi preso a Milano e diretti a Piacenza. In realtà, quei due ragazzi dall'area spaesata non sono dei turisti. Paolo Grassi e Gianluca Civardi a Piacenza ci sono nati. E sono due trentenni con tanti progetti da realizzare. I due sono amici da tantissimo tempo e hanno un sogno in comune, lasciarsi alle spalle tutto, Piacenza soprattutto. La sua calma placida, le sue strade ordinate, le sue costruzioni medievali e il Po a dettarne il ritmo. Lento, troppo lento per loro. Una città a misura d'uomo, ma non a misura dei grandi sogni di Paolo e Gianluca. Due ragazzi normali, cresciuti in contesti sani, in una città mediamente ricca. Paolo, impiegato presso un collegio e che gli amici chiamano il Cobra, è il classico sciupa femmine. È un bel ragazzo Paolo, fisico scolpito, occhi azzurri e atteggiamento dominante. Del gruppo di amici è quello spavaldo che prende l'iniziativa. Gianluca invece lavora come operaio e all'aria più dimessa, non è intraprendente come l'amico Paolo, è remissivo e tra i due è quello che sta un passo indietro. Ma sono giovani e hanno voglia di avventure, caos, rumore, qualcosa che dica loro che non stanno sprecando la loro vita. Un sogno in comune, dicevamo. Lasciare Piacenza, sì, ma non per aprire un chiosco di frutta a Rio, ma per assecondare quella nascente passione per la Thailandia. E negli ultimi due anni i loro progetti si sono concentrati in qualcosa di realmente concreto. Aprire un'agenzia di viaggi per italiani a Bangkok. Di quel progetto avevano studiato tutto, i pro, i contro, le difficoltà e i margini di successo. C'era un solo problema. I due non avevano il becco di un quattrino da investire. Ma si sa, sognare non costa nulla, ma quel sogno, tanto accarezzato, tanto coccolato, finirà per trascinarli in qualcosa di più grande di loro. Ma per raccontare questa storia di sogni e amicizia, bisogna tornare indietro, a due anni prima, e spostarci a Milano, in via Le Petit, vicino alla stazione centrale e non molto lontano da Corso Buenos Aires, una delle vie più famose di Milano. In via Le Petit c'è un ristorante cinese molto rinomato in zona. Quello è il luogo preferito del professor Adriano Manesco, un docente di estetica in pensione di 77 anni. Il professore, da uomo metodico abitudinario qual è, seguendo un preciso e rigorosissimo schema settimanale, cascasse il mondo come ogni sabato e lì, seduto al tavolo, in attesa dei suoi involtini primavera e il suo riso alla cantonese. A qualche tavolo più in là c'è anche Paolo Grassi, e lì il destino ci mette lo zampino, perché i due, in maniera del tutto casuale, si rivolgono la parola. E parlando, Paolo scopre che quell'anziano signore dall'aria distinta e dai modi gentili aveva qualcosa in comune con lui, qualcosa che lo convincerà di essere davvero sulla strada giusta. Il professore conosceva molto bene l'Asia, perché per ben 15 anni aveva insegnato filosofia in un'università di Taiwan. E conosceva molto bene anche la Thailandia. E Paolo sente il fato sorridergli, perché egli aveva un disperato bisogno di qualcuno che guidasse lui e il suo amico Gianluca in quel progetto e soprattutto che avesse voglia di investire dei soldi. Quando esce dal ristorante, un entusiasta Paolo riferisce a Gianluca di quel fortuito incontro. I due si guardano stupiti, forse stavano volando troppo con la fantasia, ma ugualmente decidono di non perdere i contatti con l'anziano professore. E così, prima sporadicamente, poi in maniera più assidua, Paolo e il professore iniziano a frequentarsi. E dopo qualche tempo a loro si unisce anche l'amico Gianluca.
E quella che era nata come una simpatia tra tavoli vicini si trasforma ben presto in un'amicizia, i cui contorni ancora oggi non sono chiari. Ma chi era il professor Adriano Manesco? Adriano Manesco nasce a Verona nel 1937, ma si trasferisce ben presto a Milano con la sua famiglia, in un bel appartamento via Sabaudia, vicino Piazzarello Redo. Lì frequenta il liceo classico salesiano di via Copernico e in classe con lui c'è un compagno che da grande diventerà un importantissimo imprenditore, padrone delle prime TV private, fondatore di Milano 2 e futuro premier, Silvio Berlusconi. Il giovane Adriano è uno studente modello, il classico primo della classe che eccelle in tutte le materie, ma senza farne sfoggio, poiché estremamente timido. Lui amava studiare, era sempre circondato dai libri e gli veniva naturale essere sempre preparato. Talmente preparato che durante l'estate dopo la quinta ginnasio si preparò per dare gli esami per passare alla classe successiva, saltando a pie pari la prima liceo. Per tutti gli anni di università si manterrà facendo da correttore di bozze per il quotidiano Il Giorno. Dopo la laurea in filosofia per anni insegnerà geografia a Verona ed estetica alla Statale di Milano. È un uomo molto schivo e riservato, il professor Manesco. Ha una folta chioma e un paio di occhiali grandi che gli coprono il viso. L'aria mite, un'anima fragile, come diranno i suoi pochissimi amici e gli affezionatissimi studenti. Talmente schivo che sarà l'unico a evitare ogni raduno di ex allievi del suo liceo. Per qualche ragione Adriano Manesco finirà a insegnare filosofia a Taiwan, ma non solo, anche a Singapore. Di quei 15 anni in Asia si sa poco nulla e per anni sparirà dai radar. Fino al 1990, anno in cui va in pensione e torna a Milano per stabilirsi in via Settembrini 22. Un'elegante via dietro via Vitruvio e corso Buenos Aires, a pochi metri dalla stazione centrale. È un uomo estremamente metodico e prevedibile il professor Manesco. Sveglia sempre allo stesso orario, passeggiatina quotidiana sempre seguendo lo stesso tragitto, caffè sempre nello stesso bar e il sabato il cinese in via Le Petit. Ogni sabato, tutti i sabati. Ma è soprattutto un uomo estremamente solo, che non si è mai sposato, non ha mai avuto figli e che non ha vicino nessun familiare. Non è ricco, ma è di certo benestante. Per sé non spende un euro in più del normale. L'unico debole che ha sono i libri, che compra in maniera compulsiva. I vicini lo descrivono come un uomo gentile che andava in giro sempre con uno zainetto e un abbigliamento casual, camicia e jeans d'ordinanza. Un uomo solo che un giorno incontra due giovani di belle speranze, innamorati della Thailandia, e a cui, quasi senza accorgersene, si affeziona. Ma torniamo per un attimo a quel 7 agosto del 2014 alla stazione di Lodi. Li abbiamo lasciati lì, Paolo Grassi e Gianluca Civardi, intenti a fare un biglietto per rientrare a Piacenza. A mezzanotte e 21 i due sono sulla banchina in attesa del treno per Piacenza, che poi prenderanno. Ma stranamente, di valigia adesso ce n'è una sola. Alla stazione di Piacenza ritrovano l'auto di uno dei due, una Fiat 600, e con quella si mettono alla ricerca di una via abbastanza solitaria e buia. Per fare cosa, direte voi? Adesso lo vedremo. La trovano e si fermano in via Nasalli Rocca, davanti ai due bei bidoni della spazzatura. E nel silenzio della notte i due iniziano a gettare degli indumenti nei secchioni, i cui battenti però, che si aprono e chiudono a intermittenza, generano un rumore fastidiosissimo che, complice il gran caldo e le finestre aperte, svegliano una donna dal sonno leggero che abita nei palazzi di fronte. La donna si affaccia per capire cosa provocasse quel rumore e scorge i due giovani intenti a prendere qualcosa dall'auto e gettarla dentro i bidoni. Finita quell'operazione, i due si rimettono in macchina e spariscono nel buio della notte. Ma alla donna tutto quel tramestare fra la macchina e i cassonetti non piace affatto. Non ci vede chiaro. E non esita a chiamare la polizia, segnalando la presenza di due uomini sospetti che avevano gettato qualcosa nei bidoni di fronte a casa sua. E in effetti ciò che trovano i poliziotti in quei bidoni è molto sospettoso, perché dentro c'erano degli indumenti da uomo con delle evidenti macchie di sangue. Un'altra volante nel frattempo intercetta Paolo e Gianluca. I poliziotti chiedono loro i documenti, sono incensurati, eppure c'è qualcosa nel loro atteggiamento che insospettisce i poliziotti. Una tensione palpabile e inspiegabile in quel momento. È chiaro che quei due nascondessero qualcosa, perché alla domanda su cosa ci facessero lì, i due rispondono che stavano facendo un trasloco. Uno dei poliziotti li incalza, chiede loro cosa avessero fatto quella sera. I due giovani sono sempre più agitati, il sudore gli imperla la fronte. Vacillano, ma rispondono. Siamo stati al calcetto alla Galleana.
che è un parco urbano a Piacenza. E in effetti in auto c'è un pallone da calcio, ma il parco era chiuso da ore. Quindi anche questa risposta non regge. Il poliziotto nota poi fra le gambe di Civardi uno zainetto. Gli viene chiesto di aprirlo e Civardi, sempre più in tensione, fa un cenno d'assenso. Il poliziotto afferra lo zaino, lo apre e con sorpresa dentro ci trova una pistola che poi risulterà finta. Ma non solo, all'interno c'erano anche fascette da elettricista, cinte in cuoio, un taser e una pallina restrittiva che serve se si vuol far zittire qualcuno o serve anche nei giochi, diciamo così, a luci rosse. Sì, decisamente c'era qualcosa di strano, ma in quel frangente, con quel tipo di oggetti ritrovati, i poliziotti pensavano semplicemente che tra di loro ci fosse, diciamo, un rapporto che andava al di là dell'amicizia. Cerchiamo di capirci. A quel punto però viene perquisita l'auto e ciò che trovano all'interno li convince una volta di più che quei due non la stavano raccontando giusta. Nel portabagagli i poliziotti trovano un telo di plastica, dei coltelli di varie misure, un passamontagna, un portatile e poi un trolley completamente vuoto. A cosa serviva o era servito quell'armamentario? Cosa nascondevano quei due bravi ragazzi della Piacenza bene, incensurati, un po' guasconi forse, ma all'apparenza normali? I loro profili Facebook raccontano di uno stile di vita tranquillo, fatto di serate con gli amici, discoteche, ragazze e partite di calcetto. Gianluca non si mostra molto, poche foto di lui. La mattina del 7 agosto aveva postato il video del compleanno di una bambina, figlia di amici di famiglia. Pochissimi feedback dalla sua lista. Il profilo di Paolo invece, Paul Cobra, su Facebook, lo rispecchia. Tantissime foto di serate in discoteca, un grande riscontro, una lista contatti molto nutrita e tantissimi selfie. L'ultimo post sull'esorcista Padre Amort. Portami sulla tua bacheca, ti proteggerò dal demonio. Il commento di Paolo è secco ma chiaro. Sono immune dal diavolo. Niente di rilevante, tutto sommato. Due ragazzi giovani, intraprendenti e pieni di sogni. Nella 600 di Paolo vengono anche ritrovate le chiavi di un'altra auto, parcheggiata nei pressi del Parco Galleana. È l'auto di Civardi. Dentro ci trovano un cappello, un bastone e i due cellulari dei ragazzi. È un'escalation di ritrovamenti uno più strano dell'altro. Dal cappello al bastone ai cellulari lasciati accesi dentro la vettura, a quel set di oggetti bizzarri. E poi un biglietto del treno Lodi-Piacenza che rappresenta la vera svolta, perché i due fino a quel momento giuravano e spergiuravano di aver passato la giornata al Galleana. E invece no, non era affatto vero. Da qui l'intuizione dei poliziotti di chiamare la centrale operativa di Lodi e verificare, tramite le telecamere di videosorveglianza della stazione centrale, la presenza dei due. Bingo! Eccoli lì, immortalati alle ore 22:30 mentre passeggiavano con delle grosse valigie, come turisti qualsiasi. Paolo e Gianluca vengono portati in questura per accertamenti. Quella sarà una lunga notte, la più lunga della loro vita, e si concluderà con una mezza confessione. Sì, era accaduto qualcosa, e quel qualcosa riguardava un uomo, il professor Adriano Manesco. Le sue carte di credito vengono ritrovate all'interno di una busta di plastica insieme a una chiave molto piccola di quelle che aprono le cassette della posta. Si appurerà che anche il portatile apparteneva al professore. I poliziotti però non hanno idea di chi sia questo Adriano Manesco, ma ipotizzano dagli oggetti ritrovati che possa trattarsi di un sequestro a scopo ricattatorio. Forse una serata a luci rosse è andata male. Fanno una ricerca e scoprono la via dove viveva e il numero di telefono. Provano a chiamare, ma dal professore nessuna risposta. In seguito ad ulteriori accertamenti si scopre che l'indirizzo collegato a quelle carte di credito però non corrispondeva all'indirizzo di via Settembrini a Milano, bensì a un indirizzo di Piacenza. E i poliziotti ovviamente vanno subito a controllare. E ciò che scoprono ha dell'incredibile. Nessun Adriano Manesco aveva mai vissuto lì, ma nel vano dove erano allocate le cassette della posta, ce n'era una in più con una bella scritta, Adriano Manesco. A quel punto l'intuizione. E se la chiave ritrovata aprisse proprio quella cassetta? Intuizione giusta. Ma cosa c'era dietro tutto quello e dov'era il professor Manesco? I due amici vengono ben presto divisi in modo che potessero rispondere senza influenzarsi a vicenda. Ma i due di fronte ai PM hanno atteggiamenti diversi. Grassi non parla, non ammette neanche di conoscere il professor Manesco. Al contrario, l'emotivo Civardi è il primo a crollare e a fare le prime ammissioni. L'uomo ammette di conoscere Manesco e di essere stato insieme a Paolo nel suo appartamento quel giorno. Ma non solo, suggerisce ai poliziotti di andare a cercare nei pressi della stazione di Lodi.
Ma cercare cosa? Un corpo, forse? Sono le 8:30 del mattino di venerdì 8 agosto 2014. I poliziotti sono intenti a rovistare all'interno di un cassonetto dell'immondizia appena fuori la stazione di Lodi, in via Gandini. Non ci metteranno molto a trovare ciò che cercavano e per tutti sarà un momento orribile, perché in uno dei cassonetti viene ritrovato un trolley con dentro un corpo di uomo smembrato. In un altro sacchetto invece trovano una testa mozzata, la testa del professor Adriano Manesco, ed è un film dell'orrore. Nel cassonetto vengono anche ripescate delle viscere, presumibilmente dello stesso professore. Pochi minuti ancora e il cassonetto con il suo contenuto raccapricciante sarebbe andato perso per sempre e di Adriano nessuno avrebbe saputo più nulla. Sì, perché il professor Manesco era un uomo solo, senza parenti, pochissimi amici, abituato a viaggiare, a stare per lunghi periodi in Asia e di quei viaggi non informava mai nessuno e questi due giovani lo sapevano bene. Chi mai avrebbe avuto a cuore le sorti di un anziano schivo e solitario? Forse le persone che di tanto in tanto aiutava, spinto dalla sua grande generosità, come quel ragazzo marocchino a cui l'uomo riuscì a trovare un lavoro, o quel senza tetto a cui lasciava sempre un panino o qualche spiccio. Qualche vicino, forse. Un pensiero fugace che si sarebbe perso nella quotidianità che investe e ci rende indifferenti. No, nessuno avrebbe mai perso del tempo a chiedersi che fine avesse fatto il professor Manesco. E se quella donna non si fosse svegliata, allertata dal rumore, sarebbe stato un delitto perfetto, un capolavoro di premeditazione, ma anche un capolavoro di crudeltà e orrore. E quindi torniamo a quel 7 agosto del 2014, l'ultimo giorno di vita del mite professor Adriano Manesco. Non sappiamo esattamente come abbia trascorso la mattinata Adriano, ma per certo sappiamo che l'uomo aspettava un agente immobiliare con cui discutere della vendita della sua casa. Intorno alle 15 suonano i due amici, Paolo e Gianluca, attesi dal professore. A tutti offre del tè freddo. Poi, quando l'agente immobiliare lascia l'appartamento, inizia l'incubo. I due bravi ragazzi si trasformano in due spietati killer professionisti. Secondo quanto ricostruito, i due uomini hanno prima estorto all'anziano le credenziali per accedere ai suoi conti. Poi, una volta appurato che i codici fossero giusti, hanno messo in atto il loro diabolico piano per sbarazzarsi di lui una volta per tutte. Ho il dovere a questo punto di avvertirvi che ciò che sentirete da questo momento in poi potrebbe turbarvi, perché a quest'uomo non è stato risparmiato nulla e per quanto cercherò di non scendere nei particolari, ci sono cose che non posso evitare di dire, quindi se è troppo per voi siete liberi di stoppare e saltare questa parte. I due lo immobilizzano, gli infilano la pallina restrittiva in bocca per impedirgli di chiamare aiuto e molto probabilmente lo stordiscono con il taser. Poi tentano di strangolarlo, ma falliscono nel tentativo e a quel punto afferrano un coltello e gli sferrano 20 fendenti. Sul referto si parlerà di plurime lesioni da punte da taglio al torace e al capo. E tanta è la violenza dei colpi al viso che gli perforano entrambi i bulbi oculari. Non sappiamo quanto sia durata l'agonia di Adriano, non sappiamo neanche se fosse così stordito da non capire quanto gli stava accadendo. Dall'autopsia è emerso come l'uomo non si fosse difeso. Ma di certo ha avuto il tempo di realizzare che quei due ragazzi che egli credeva amici erano diventati suoi aguzzini, che niente di tutto quello che gli avevano prospettato era vero, che la loro amicizia e il loro affetto non era autentico. Li avrà guardati negli occhi e ci avrà letto dentro solo odio e crudeltà. E il pensarci fa molto male, devo essere onesta. Il mio racconto potrebbe fermarsi qui e sarebbe già da accaponare la pelle. Ma ahimè, questi improvvisati sicari hanno deciso di andare oltre e nella logica di fare sparire il professore nel modo più letterale possibile, decidono di farlo a pezzi. I due trasportano il corpo in bagno, lo adagiano nella vasca e danno inizio alla macelleria messicana. Con un seghetto, forse, e una mannaia, iniziano a smembrare il corpo dell'uomo, gli mozzano la testa, gli staccano le mani e arrivano addirittura a scarnificargli i polpastrelli in modo che, nella peggiore delle ipotesi, l'uomo non potesse essere identificato. Niente viene lasciato al caso e per rallentare i processi di decomposizione il corpo viene addirittura eviscerato. Il corpo depezzato poi sarebbe stato sistemato in una delle valigie, le viscere e la testa invece in sacchetti di plastica all'interno dell'altra valigia, la stessa ritrovata in macchina presumibilmente. Poi i due iniziano una certosina operazione di pulizia, tolgono gran parte del sangue, evidentemente fuoriuscito. Poi si appropriano dei documenti di Manesco, del suo portatile, compresa di chiavetta per l'home banking, delle sue carte di credito. E in taxi si dirigono alla stazione di Lodi.
lì dove le telecamere li immortaleranno come due normali turisti. In via Gandini poi abbandoneranno uno dei trolley e i sacchetti contenenti la testa e le viscere. Ma da cosa era scaturito quell'orrore? E cosa c'era dietro quella strana amicizia? Per spiegarlo dobbiamo fare un passo indietro e tornare alle settimane successive al primo incontro fra Paolo e il professor Manesco. Dopo quel fortuito incontro al ristorante cinese, Paolo e Gianluca avevano preso a frequentare casa Manesco e il professore apprezzava la compagnia di quei due giovani così desiderosi di saperne di più sull'Asia e gli era anche grato per avergli concesso la loro amicizia, loro che erano così giovani e lui invece che era un uomo anziano, al punto da accoglierli nella sfera più intima della sua esistenza semplice, la sua casa, il luogo dove si sentiva più al sicuro. Non sappiamo i reali risvolti di questa amicizia, ma quel che è certo è che per Paolo e Gianluca quell'amicizia fosse tutt'altro che disinteressata. C'era sempre quel sogno, quel viaggio in Thailandia, ma le magre entrate derivate dai loro lavori più o meno precari rendevano tutto molto più difficile, mentre lui, il professore, viveva in un bel appartamento e aveva una discreta pensione. Non era ricco, lo abbiamo detto, aveva risparmiato un bel po'. E lentamente, ma inesorabilmente, quella pensione, prima con cifre irrisorie e poi in maniera più consistente, iniziò a confluire sui loro conti. Il professor Manesco prende a cuore i due giovani, si fida, ascolta le loro problematiche e senza quasi accorgersene inizia a elargire a quei ragazzi dei soldi. E davanti a Paolo e Gianluca si spalanca il paradiso. Avevano trovato la gallina dalle uova d'oro, il lasciapassare per la felicità. Un uomo mite, gentile e forse troppo solo, che senza neanche dover insistere dava loro ciò che volevano. In un anno il pensionato darà ai due amici la bellezza di 10.000 euro. Ma tutto quello ai due squattrinati amici a un certo punto non basta più, bisogna puntare più in alto, ai risparmi dell'anziano professore contenuti in un conto segreto e per quello, ahimè, serviva un piano ben più articolato. Un piano diabolico e crudele. Paolo e Gianluca in casa del professor Manesco ci stavano proprio comodi e con la scusa dell'agenzia di viaggi a Bangkok, di cui Manesco doveva diventare socio, il loro andirivieni negli ultimi mesi era diventato più assiduo. E quel flusso di denaro che dal conto di Manesco finiva nelle tasche dei due doveva servire per finanziare quella fantomatica società. Ma inutile dirvi che né Paolo né Gianluca avevano alcuna intenzione di coinvolgere il professore, ma piuttosto di sostituirsi a lui, farlo viaggiare fino in Thailandia e lasciarlo lì, o meglio, farlo credere a tutti. Nel loro assurdo progetto a viaggiare dovevano essere loro, Paolo e Gianluca, con i risparmi del professore e il suo nome a fare da garante per aprire loro chissà quali porte. Ma per fare questo Adriano Manesco non doveva solo sparire, andava dissolto, fatto a pezzi e buttato come immondizia. Freddi, organizzati, spietati, Paolo Grassi e Gianluca Civardi hanno messo fine alla vita di un uomo troppo ingenuo, troppo generoso e forse troppo solo. I due vengono tratti in arresto con la pesantissima accusa di omicidio aggravato dai futili motivi, distruzione e occultamento di cadavere. I carabinieri prendono in carico le indagini e iniziano a interrogare la cerchia di amici dei due. Uno in particolare rivelerà dei dettagli che almeno inizialmente indirizzeranno le indagini su un omicidio a sfondo sessuale nato nell'ambito di un rapporto morboso fra il professore e i due amici. Il ragazzo racconta di aver conosciuto il professore insieme a Paolo Grassi, al famoso ristorante cinese di cui Manesco era cliente assiduo. L'anziano uomo, sempre secondo questo racconto, avrebbe invitato i due amici a prendere un caffè in casa sua, in via Settembrini. I due accettano. Il ragazzo ricorda che la casa era molto curata e piena di libri. L'uomo offre loro un caffè, che però aveva un sapore strano, troppo amaro. Un caffè drogato, secondo le parole dell'amico. Dopo il caffè, i due infatti iniziano a sudare copiosamente e a non stare troppo bene. E il professore, da uomo timido e a modo, si trasforma in un uomo suadente e ammiccante che propone loro di togliersi la camicia. I due capita l'antifona, girano i tacchi e vanno via. Da allora, dirà, non rivedrà mai più il professore. Anzi, non era neanche a conoscenza che Paolo e Gianluca invece avessero continuato a frequentarlo. E poi aggiunge sibillino, qualcuno li ha incastrati. A questa testimonianza fa il paio la primissima deposizione di Civardi che, capendo che non aveva alcuna via d'uscita e dopo una crisi di vomito, darà la sua versione di quanto accaduto quel pomeriggio del 7 agosto. Gianluca parla di un incontro in casa del professore, di un caffè strano, anche questo drogato, e userà le stesse parole dell'amico.
di un senso di stordimento e poi di un uomo di colore uscito da chissà dove che avrebbe ucciso il professore e che avrebbe costretto i due amici a depezzare il corpo e occultarlo. Ma di questa terza persona, ovviamente, non è mai stata trovata alcuna traccia. È una versione che per gli inquirenti fa acqua da tutte le parti, ma che in sede di processo i legali proveranno a spiegare tramite il loro perito di parte, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, che nella sua relazione dichiara che il Civardi soffrirebbe di un disturbo schizotipico di personalità, che lo avrebbe portato a una dissociazione rispetto a quanto stava accadendo in quell'appartamento. Insomma, Civardi avrebbe agito inconsapevolmente, ma non solo. La dissociazione lo avrebbe portato a credere che in quella casa ci fosse un'altra persona. In qualche modo avrebbe sostituito se stesso a questa terza persona. Civardi, sempre secondo la perizia di Meluzzi, avrebbe una personalità incline alla depressione, succube, facilmente influenzabile e quindi facilmente manipolabile dall'amico Paolo, tra i due quello presenta a se stesso. Sulla base di questa relazione la difesa chiede per Civardi la perizia psichiatrica, che però viene negata. È chiaro a tutti che il movente è puramente economico. I due, alla ricerca disperata di soldi, avevano dapprima circuito l'uomo con la promessa di un buon investimento e poi pianificato la morte del professore e il suo smembramento nei minimi particolari. Lo avevano fatto da professionisti con una capacità di aggirare gli ostacoli davvero encomiabile. Avevano pensato anche a come sviare le indagini. Ecco perché avevano lasciato i cellulari in macchina, cosicché la lettura delle celle provasse che loro dalla Galleana non si erano mai mossi. Avevano pensato a tutto, tranne al sonno leggero di una donna, che li avrebbe incastrati. La confessione da parte di uno dei due arriverà dopo 7 mesi dall'arresto. È Paolo Grassi a parlare e ciò che dice ristabilisce solo parzialmente la verità su quell'orribile crimine. Paolo Grassi dirà che la decisione di uccidere il professore per impossessarsi dei suoi risparmi l'avevano presa insieme, ma il braccio armato era stato il Civardi perché lui, poverino, non resisteva alla vista del sangue. L'uomo avrebbe solo aiutato a pulire l'appartamento e inserire i pezzi dentro il trolley. Come abbia fatto poi ad aiutare a pulire dal sangue ci è sconosciuto, visto che non ne sopportava la vista, ma dettagli. Nessun terzo uomo, nessun caffè drogato quindi, solo il mero desiderio di approfittarsi di un uomo neanche così ricco, ma con qualche risparmio e senza una famiglia alle spalle. La vittima perfetta. I due vengono portati in giudizio con due diversi procedimenti, rito abbreviato per Paolo Grassi, rito ordinario per Civardi. Grassi verrà condannato all'ergastolo con sentenza confermata in Cassazione. Ma durante una lunghissima deposizione in qualità di testimone al processo contro Civardi, dice qualcosa che non era mai emerso fino a quel momento. Ed è qualcosa che getterà nel fango il buon nome del professor Manesco. Se per Paolo Grassi l'unico motivo per volere morto il professore era mettere le mani sui suoi soldi, per Civardi no. Civardi voleva ucciderlo anche per rispondere a un impulso da giustiziere. Sì, perché il professore, per sua stessa ammissione, dirà Grassi, era amante dei ragazzini. Ci siamo capiti, no? E quindi era più meritevole di altri di morire, perché faceva del male a delle persone fragili. Ma questo presunto lato oscuro del professore in qualche modo motivava Civardi a provare quella che era una sua fantasia morbosa, uccidere qualcuno per vedere l'effetto che fa. E chi, meglio di un uomo torbido come Manesco, per provare quella sensazione? La testimonianza di Grassi esplode in aula come una bomba. Era vero o si cercava solo di avvelenare i pozzi? La difesa di Civardi cerca di smontare la tesi della premeditazione. Civardi avrebbe agito sotto l'impulso di una profonda indignazione scaturita dall'aver appreso da Paolo Grassi che Manesco fosse un... abbiamo capito. Un raptus quindi, e di certo non c'era dietro alcun movente economico, perché Civardi, dirà sempre la difesa, aveva un'ottima posizione e uno stipendio dignitoso. Quello sempre in cerca di denaro e chiamava a vivere al di sopra delle proprie possibilità era il Grassi, ed è proprio il Grassi il grande manovratore, colui che aveva tirato i fili di quella storia assurda. È lui che per tutto il tempo ha fomentato Civardi fino ad arrivare a quell'assurda e scioccante rivelazione. Ed è sempre Grassi che, muovendosi nelle retrovie, arma il braccio dell'amico succube ed emotivo. Secondo la ricostruzione della difesa, Civardi e Grassi quel pomeriggio avevano teso una trappola al Manesco. Si sarebbero finti disponibili a dei giochi particolari, in modo da carpire la sua fiducia per farsi rivelare la reale ragione che stava dietro i suoi numerosi viaggi all'estero. La presunta risposta del professore,
che avrete capito qual è, a detta della difesa di Civardi avrebbe scatenato la tragedia. L'uomo, per Civardi, meritava di morire. Le analisi effettuate sul portatile di Civardi però sconfessano totalmente questa tesi. L'uomo infatti nei mesi precedenti aveva fatto svariate ricerche, ad esempio in merito ai processi di decomposizione di un corpo, oppure come depezzare un corpo. Inoltre, l'enorme armamentario con cui si erano recati in via Settembrini non può che far pensare a un atto lungamente premeditato. Nessuno sarebbe andato in giro con pistole giocattolo, passamontagna, taser e mannaie. Per l'accusa è la prova che sia Civardi che Grassi agissero nel pieno delle loro facoltà e che il tutto fosse stato ampiamente studiato e premeditato. Gli amici e gli allievi del professore hanno sempre respinto ogni illazione circa le effettive preferenze del professor Manesco. E ci tengo a dirlo, mai niente è emerso in merito. E ne hanno sempre strenuamente difeso la memoria. E a questo scopo è stato anche scritto un libro, L'amico fragile, che raccoglie testimonianze e ricordi su Adriano Manesco. Un modo per riabilitare il suo nome così pesantemente trascinato nel fango. Il diritto alla difesa è sacrosanto, come lo è cercare di difendersi in tutti i modi leciti. E quindi ci sta che Civardi abbia provato a difendersi tirando in mezzo a Manesco. Ma tutto ciò non ha mai avuto alcun riscontro, il che non significa che non possa essere accaduto, attenzione, ma semplicemente allo stato attuale non costituisce un fatto provato, accertato. Anche Gianluca Civardi verrà condannato alla pena dell'ergastolo, sentenza confermata nei 3 gradi di giudizio. L'uomo, poco prima di ascoltare la sentenza, ai giurati dirà: Manesco non meritava quella fine, non meritavano nemmeno i miei genitori tutto questo. L'unico che merita di essere punito sono io. Merito la pena che riterrete più giusta. Userò gli anni di carcere che mi resteranno per riflettere sul fatto che certe sciocchezze non vanno commesse. Cioè lui parla di un omicidio di quel calibro, dello smembramento e dell'occultamento, definendo la sciocchezza. Io non, onestamente non so che dire. Anzi, una cosa c'è che voglio dire. Ho provato molta tristezza e amarezza a pensare a come 2 ragazzi all'apparenza normali abbiano rovinato le proprie esistenze e quella di un altro uomo per mettere in atto un piano così diabolico ai danni di una persona che, al netto di tutto, si era fidato di loro senza remore. Forse per colmare quel senso di solitudine o per altri fini leciti, ma in ogni caso un uomo solo e fragile che non meritava una fine così orribile e tutto per soldi. È una cosa assurda ed è una storia che mi ha davvero sconvolto e che ho fatto fatica a digerire. E si conclude così il mio video. Ditemi se conoscevate il caso e cosa ne pensate, se avete qualche informazione che non ho detto nel video, sarei felice di leggervi. Sono felice anche di leggere le vostre opinioni in merito. Siate gentili con la vittima, per favore, perché io so che è facile cadere nel giudizio, però in questo caso io vi invito veramente a riflettere. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e volevo anche ringraziarvi dal profondo del cuore per l'affetto e la stima che mi avete riversato addosso nel mio ultimo post, quello dove dicevo che avevo lasciato il lavoro per occuparmi al 100% del canale. E grazie, davvero siete speciali. Iscrivetevi inoltre per non perdervi nessuno dei miei prossimi video e a presto con una nuova Star Crime. Ciao!